Che palle però. Vabbè, però tu dai ogni giorno possiamo pulire. C'è il profumo di pepperale. Che giornata dura e lunga. Dai, dammi che la lavo. Senti il profumo da maschio. Grinch, sei pronto a una giornata di pulizia di coppia? Buongiorno e bentornate o benvenute nel mio canale. Oggi vi accolgo con questo video, che è un video un po' diverso rispetto a... perché, come vedete, come avrete capito dal titolo, sono pulizie di coppia. Io comincio subito a rifare il letto come prima cosa stamattina e tolgo via tutto, quindi le federe, le lenzuola, e procedo a aspirare l'aspirabile, perché mi piace sempre appunto tenere ben pulito il materasso, i cuscini, e ogni settimana faccio questa operazione. Dopodiché vado fuori e porto la coperta che stiamo utilizzando in questo periodo, in modo tale da farla appunto prendere il sole, insomma la disinfetto col calore del sole, almeno io credo che questo accada, e mi piace sempre farlo qualora la giornata lo consenta, e oggi era veramente una bellissima giornata. Quindi torno dentro e continuo le pulizie. Nel frattempo il Grinch va a fare il bucato. Sì, ragazzi, avete capito bene, lui è bravissimo, mi aiuta sempre in tante faccende, mi aiuta, e quindi va a fare la lavatrice, mette le lenzuola e il plaid che avevo tolto dal letto, e appunto avvia il primo carico della giornata. Devo dare una bella strigliata alla lavatrice, quindi non dite niente, però la lavanderia appunto si trova al piano di sotto e non è una cosa che faccio spesso, devo essere sincera, però sarà una delle prossime. Continuiamo, continuo io nella stanza da letto, quindi mi accingo a togliere tutto da sopra i mobili, in modo tale da poter poi passare con la mia pezzetta successivamente, quindi togliere la polvere. Nel frattempo oggi mi avvalgo dell'ausilio del mio folletto. Il folletto è il folletto, ragazze, per me non c'è confronto rispetto al Dyson, io lo preferisco di gran lunga, quindi siccome volevo fare delle pulizie più profonde ho utilizzato lui per tirare tutto quello che c'era da aspirare da terra, e poi sono andata a fare anche gli infissi, le finestre, gli angoli, i battiscopa, insomma col folletto mi trovo decisamente bene, sono anni che ce l'ho, sono veramente anni e anni, e non lo cambierei per niente al mondo, ma anche il Dyson è il suo perché. Vado a spolverare con la mia soluzione fatta di acqua e alcol e disinfetto tutto. In questo momento, mai come in questo momento, ne sento l'esigenza, e quindi pulisco, pulisco, pulisco. E mentre io pulisco, dov'è il Grinch? Dov'è finito il Grinch? Grinch, dove sei? Eccolo qua, che fa la cosa che fa sempre in realtà, perché io la odio, ed è svuotare la lavastoviglie, però in questo caso l'ha anche ricaricata, quindi ha svuotato la lavastoviglie nel frattempo e poi l'ha ricaricata. Per pulire gli elettrodomestici e
televisori, computer, telefonini. Io utilizzo questo prodotto di Stenum che è veramente eccezionale. Come vedete, pulisce benissimo lo schermo del televisore, lo lascia lucido, pulito, disinfettato e anche profumato. Care ragazze, questo è il nostro pulitore. Bocciatissimo come vlog. Bene, dopo il consiglio del Grinch che vi ha consigliato appunto un altro pulitore di Stenum, io utilizzo tantissimo i detersivi di Stenum, io vado a fare il bagno, come vedete vado a pulire il bagno, però non farò una pulizia profonda anche perché lo faccio ogni giorno, quindi sinceramente serve semplicemente una manutenzione giornaliera, quindi vado con il Napisan e lo spruzzo su tutti i sanitari e quindi procedo. Quindi lavo il lavabo, il bidet e la vasca, mentre per il WC, quindi per il water, andrò a utilizzare un panno di carta e il detergente apposito per il WC. Nel frattempo il Grinch lava i pavimenti. Vai Grinch, facci vedere chi sei, sei tutti noi. Passiamo l'aspirapolvere nel bagno. Intanto che il Napisan agisce e poi vado a sciacquare tutto. Concludo passando il Mojo anche in bagno. Io sto disinfettando con acqua e candeggina e il Saniflor, che è il detergente di Stenum, e nel frattempo il Grinch mi aiuta perché io non riesco ad abbassarmi in questo momento così come fa lui, e quindi mi aiuta passando l'aspirapolvere sotto i letti. Io spruzzo questo deodorante per i tessuti di Casanova, con cui mi sto trovando benissimo, e lo spruzzo sui cuscini, sui materassi, su tutte le superfici che ho disinfettato e pulito. Passo alla cucina. In realtà non ci ho perso tanto tempo perché, siccome dovevo impastare la pizza a mezzogiorno perché la voglio fare poi stasera, la volevo fare la sera, ho passato semplicemente l'aspirapolvere, ho dato una pulita veloce perché poi andrò a pulire appunto dopo aver impastato la pizza. Sono tornata nella stanza da letto per sistemare il letto, quindi ho rimesso le federe pulite, le lenzuola pulite e la coperta pulita, ovviamente. Ottimo lavoro! E nel frattempo... No! Guardate ragazze!
piccione ha fatto il nido sul condizionatore. Abbiamo dovuto toglierlo perché era pericoloso per gli ingranaggi, i meccanismi, la ventola. Però adesso non so come fare. Non sappiamo come fare per fare in modo che comunque la madre li trovi. Guardateli. Adesso dobbiamo trovare assolutamente un modo. Vieni, Grinch. È incazzato come una bestia. Eccola la madre che va e viene. Dove li porti, Grinch? Nella pentola. Dai, scemo. Grincio, dici qualcosa. Mi ha obbligato. Sotto minaccia ho preso il mojo.